Gobbi, Gobbe, buona domenica. Tutto bene? Io sono ancora in fase di convalescenza da questo maledetto virus gastroinfluenzale intestinale, non ho capito bene. Comunque, non siamo qui a parlare dei miei virus. Volevo parlare di una cosa che sto vivendo in questi giorni e che mi ha fatto pensare, nel senso che voi l'attesa di questo Milan Juve, come la state vivendo? Cioè, io mi ricordo negli anni passati che ero in tensione, no, molto no, ma ero in tensione, cioè c'era pathos attorno a questa sfida. Cosa che non mi sta succedendo adesso. Io adesso non ho questo senso di grande attesa. Io non so se la cosa dipende da me, e infatti è per questo che volevo chiedere il vostro parere. Oppure dipende da tutto il contesto. Una volta Milan-Juve c'era tensione, quella tensione da partita. Io adesso non ce l'ho, non ce l'ho. Sì, una partita importante, però non ho quel gusto del volerla vedere, che non vedo l'ora che arrivi stasera. E soprattutto non ho la tensione da partita. Allora ho provato a farmi delle domande, del tipo, ma una volta si lottava per vincere, ma anche adesso, cioè nel senso, se vinciamo andiamo a meno uno dalla prima. Quindi comunque la classifica è importante in termini di posizioni. Vuoi che il fatto che ripetono sempre che dobbiamo arrivare tra i primi quattro posti mi influenza? No. E la mia risposta è che mi influenza quello che siamo. Ma non co come valori dei singoli giocatori, quello che siamo come squadra in questi ultimi anni. Poi mi ripeterò per la questione Allegri, per l'impronta che ha dato Allegri a questa squadra. Per me noi potremmo avere molto di più, potremmo essere molto più pimpanti, molto più, come dire, all'arrembaggio con equilibrio. E probabilmente questo modo, se noi avessimo questo modo di essere, sarei anche più trasportato. Io mi ricordo quando arrivò Conte. Non avevamo nessun favore, il favore dei pronostici non era assolutamente nostro, ma questa foga agonistica, questa rabbia, questa voglia di vincere, questo essere, quell'essere così all'attacco, all'arrembaggio, cioè voler andare a portare via il risultato con i denti, ti trascinava. E io fui molto trascinato, è cosa che non ho adesso. Cioè, mi sembra sempre di essere in attesa dell'evento funesto. Anche durante le partite, non vedo mai una squadra che mi dà quella certezza che adesso l'andiamo a vincere. Quella, non, mi, no, ma neanche la certezza, proprio quella sensazione. Adesso ce l'andiamo a prendere. Non lo vedo questa cosa. Mi sembra di essere sempre lì in attesa di un evento, di una situazione che spesso purtroppo in questi ultimi anni è stata negativa e quindi sono anche abbastanza pessimista. E tutto questo fa sì che io è da boh, almeno un paio d'anni che non vado a vedere una partita allo stadium, quando invece prima avevo abbonamento, sono andato a Cardiff in macchina, sono andato, insomma, ad Amsterdam, ne ho fatte di ogni per la Juve, perché è la mia passione totale, che mi si è addormentato un po'. E credo che questo sia dovuto al metodo. Al messaggio che manda la squadra e sono molto dispiaciuto di tutto questo. Forse è anche per questo che io spesso mi incazzo e sono molto critico con la gestione Allegri, con questa Juve degli ultimi anni, perché mi ha tolto quel fuoco che invece prima veniva alimentato quotidianamente e ad ogni partita. E questo mi dispiace molto perché è un fuoco che io, insomma, che voglio. Voglio che venga alimentato, ma mi si sta spegnendo, cioè per quello che io quando parlo di prestazioni, non di risultati, di atteggiamento, perché proprio per questo motivo, perché anche un risultato di 1-0, facciamo l'esempio di Lecce, Juventus-Lecce, non accende quel fuoco come invece magari potrebbe accenderlo un 2-2 o un pareggio o anche una sconfitta, ma giocando in maniera importante, perché se giochi bene. Se giochi in maniera importante, con un buon atteggiamento, con un buon approccio, ti capita la sfiga che perdi una partita. Ma vai tranquillo che se giochi così, quella successiva la vinci, quella dopo ancora la vinci. Cioè, ti dà il senso che le vai a portare a casa le partite. E non sei sempre legato agli episodi. Però
Ecco, questa cosa mi infastidisce. E ci pensavo adesso che c'è Milan-Juve, una partita che di solito ha un fascino particolare, è un fascino che io faccio fatica a sentire. E volevo sapere la vostra, cosa ne pensate, se magari, magari ripeto, sono io, che passano gli anni, dopo aver speso tanto in termini di energie nervose per la Juventus, adesso mi sto addormentando, ma conoscendomi non credo, perché io ce l'ho ancora quel fuoco, lo sento quando discuto con amici, quando discuto con chi tifa per altre squadre, lo sento che quel fuoco è lì, ma non viene alimentato. Stasera Chiesa è convocato, nella conferenza stampa di ieri di Allegri non sono riuscito a trasmetterla, comunque nulla di che, qualcosa su Fagioli, insomma la linea della società che è vicina al ragazzo, va bene, c'è stato un messaggio su Chiesa che se è sereno lo convoco, un po' come dire svegliati, sei tu psicologicamente che devi reagire e la cosa ci può stare, però non lo so, voglio raccogliere un po' più di informazioni da dentro la continassa per capire bene Chiesa cosa cavolo sta vivendo. Vlahovic c'è e dovrebbe essere titolare, probabilmente insieme a Milik. A metà campo dovrebbero esserci Locatelli, Rabiot, McKennie e Weah, però c'è l'incognita Ealing Junior, non so se come probabilmente come mezzala. E vabbè. E dietro dovrebbero essere Bremer, Gatti e Rugani. Vediamo ragazzi, la partita dicevo è importante perché vincendo rimane attaccata quel treno lì, perdendo al di là dei punti, secondo me anche psicologicamente è una mazzata. Definitiva o meno non lo so, ma è una mazzata perché la prima vera partita importante, se dovessi prendere le mazzate, non dico che ti ridimensiona, ma andrebbe a confermare quello che viene, il messaggio che viene portato avanti da Allegri ad ogni conferenza stampa, che noi non possiamo stare là attaccati o comunque che non possiamo competere a quei livelli, e invece per me è tutt'altro, per me è tutt'altro. Vediamo, fatemi sapere cosa ne pensate, sono curioso di capire se questa cosa del fuoco dipende solo ed esclusivamente da me o se anche voi vivete situazioni simili. Buona domenica!